Ciao ragazzi, bentornati su Irrazionale Alex. Oggi è lunedì e vi voglio parlare di un argomento leggermente diverso da quelli che tratto di solito sul canale. In particolare vi voglio parlare e darvi quantomeno dei consigli, per quanto possa darveli, ovviamente prendeteli con le pinze, sul metodo di studio. Ci sono svariati video su YouTube, svariati canali anche che parlano di metodi di studio in generale. Non ho nulla contro una diffusione dei principali metodi di studio, quello che critico molte volte, ma che non fa parte della maggior parte dei video che ho visto o che vedo, è che si cerca sempre di vendere un metodo di studio universale, quindi qualcosa che vada bene più o meno per chiunque e che fitti indipendentemente dal tipo di persona che si è, da come si apprende, da come si ragiona. E soprattutto dalla tipologia di studio che si fa, quindi dal tipo di facoltà che si frequenta. Ed è per questo che oggi vi voglio parlare e darvi dei consigli sul metodo di studio fatto apposta, mirato per la facoltà di matematica. E voglio suddividere questo video in tre macro blocchi. Il primo è il metodo da utilizzare in classe. Quindi, vi voglio dare dei suggerimenti, dei consigli basandomi sulla mia esperienza e sull'esperienza di altre persone con cui ho parlato o che ho visto durante i miei anni di università per ottimizzare al meglio il tempo speso in aula mentre il prof spiega la lezione. Il secondo macro blocco invece riguarda il metodo di studio a casa, metodo di studio personale, insomma quello che riguarda il tempo speso per studiare una determinata materia per un esame, in cui siamo soli con noi stessi e quindi ci dobbiamo inventare qualcosa per ottimizzare il tempo, ma soprattutto le prestazioni. E per prestazioni non intendo assolutamente per forza il voto dell'esame, ma il grado di comprensione della materia stessa. Infine, come ultimo step, vi voglio parlare del metodo di preparazione per un esame di matematica. Chiaramente dire esame di matematica è fin troppo generale. All'interno di una facoltà, di un corso di laurea in matematica, ci sono svariati tipi di esami, da quelli più didattici a quelli più tecnici, più applicativi, eccetera, eccetera. Quello di cui vi voglio parlare è principalmente, secondo me, un metodo che ottimizza il superamento di un esame per quanto riguarda la sfera del applicato e tecnico. Questa è un po' la struttura del video, ma vediamo subito insieme di partire dal primo step. Innanzitutto iniziamo con una piccola premessa. Molti di voi penseranno che questi consigli siano dati da una persona che è stata molto attiva, molto attenta durante il proprio corso di laurea in matematica. E tutta questa cosa qui è la cosa più lontana dalla verità che ci sia al mondo. Infatti io ero, diciamo, un pessimo studente di matematica, non per quanto riguarda i voti, ma per quanto riguarda l'organizzazione e il metodo di studio. Ma come dice il buon Fabri Fibra, dagli sbagli si impara. E quindi vi voglio parlare quasi da ex studente pessimo e darvi dei consigli su come migliorare, dato che ci sono passato, e su come essere più efficienti, specialmente nel tempo in cui siamo in aula, quindi quando il professore spiega. Per prima cosa parliamo degli appunti. Gli appunti sono un po' il mantra di ogni studente di matematica alla fine. Mi ricordo che quando entravo in aula c'era gente a capo chino sul quaderno a scrivere ogni singola frase che il prof o la prof di turno spiegava alla lavagna. E man mano che accelerava la scrittura alla lavagna si vedeva questa orda di studenti che accelerava di conseguenza e faceva molto ridere. E ho sempre trovato questa cosa sicuramente utile, ma che può essere migliorata. Ovvero il gettarsi al 100% sulla stesura degli appunti in maniera pedissequa rispetto a quello che il professore o la professoressa sta spiegando, secondo me toglie un po' di tempo a quello che è il nostro processo di comprensione di ciò che effettivamente viene spiegato in una lezione. Infatti io personalmente prendevo pochissimi appunti, non è una cosa che consiglio di fare. Una cosa che consiglio di fare, messa in percentuale, è un buon 70-30. Quindi un buon 70% del tempo che spendete in aula cercate
cercate di condensare in una maniera molto comprensibile, ma non seguire per forza pedissequamente ciò che l'insegnante dice. In questo modo avrete degli appunti sicuramente chiari, sul quale sicuramente potete studiare, ma che vi lasceranno un 30% appunto di tempo, che sarà un tempo che voi non dovete impiegare alla stesura degli appunti, ma dovete impiegare per comprendere, per cercare di prendere familiarità con i concetti che sono scritti alla lavagna e che stanno per essere scritti alla lavagna. Questo l'ho sempre trovato molto utile, nel senso che sono sempre riuscito, col senno di poi, a far fronte alla mia mancanza di zelo nel prendere gli appunti, al fatto di riuscire ad avere molto più tempo per rielaborare i concetti secondo la mia ottica. Ed è questo un punto di forza che risiede in questo 30%, ovvero riuscire proprio a cercare di far propri i contenuti che vengono spiegati e di conseguenza aiutare e togliere tempo a quello che sarà poi lo studio a casa o lo studio con i propri compagni di corso. Secondo me questa suddivisione temporale, a mio avviso, è una delle migliori ed è quella che vi permetterà di essere mentalmente flessibili ma anche preparati dal punto di vista degli appunti. Passiamo ora alla fase metodo di studio a casa o metodo di studio personale. Una volta che siamo andati a lezione, abbiamo preso i nostri appunti, abbiamo chiacchierato, preso il caffè con i nostri compagni di corso, ci siamo lamentati di quanto il prof vada veloce o non spieghi bene, una volta tornati a casa non ci resta altro che riaprire il nostro quaderno degli appunti e iniziare a studiare, a comprendere ciò che abbiamo visto a lezione. Bene, ma ora come fare per ottimizzare questo tempo? Quindi come fare per comprendere bene ciò che il prof ha spiegato, comprendere bene gli aspetti e i concetti della materia stessa e riuscire poi a farli propri, a replicarli e a ottenere un risultato buono che può essere in vista dell'esame. Una cosa che consiglio vivamente di fare è quella di mai dimostrare teoremi, lemmi, proposizioni, quello che è, mai fare dimostrazioni seguendo subito la traccia che c'è negli appunti. È una cosa che ho imparato a fare, non facevo subito, dall'inizio dell'università ovviamente, ma ho imparato a fare col tempo ed è una cosa che mi è tornata utile miliardi di volte. Ovvero, partiamo con un esempio, siamo al corso di analisi 1, la prof enuncia il teorema di convergenza delle serie. Che cosa facciamo? Una volta arrivati a casa, ci leggiamo il nostro bel teoremino di convergenza delle serie e prima di leggere la dimostrazione ci fermiamo. Mettiamo una mano sopra o chiudiamo il quaderno e proviamo a pensare con i prerequisiti che abbiamo fino al teorema della divergenza delle serie, o della convergenza. Proviamo quindi a cercare di dimostrare il teorema solo usando noi stessi. Sarà una cosa molto più lunga che leggere banalmente quel teorema lì, ma fidatevi, è come un investimento. Investirete 5, 10 minuti, un quarto d'ora del vostro tempo in più rispetto a leggere subito la dimostrazione fatta in maniera rigorosa dalla prof o dal prof, ma guadagnerete assolutamente in quello che si dice insight sulla materia, ovvero riuscirete a far propri i concetti di quel teorema in una maniera molto più facile e capirete immediatamente dove sono le difficoltà di un'eventuale dimostrazione e dove sono i tecnicismi che vanno inseriti per poter proseguire all'interno della dimostrazione stessa e finirla. Sicuramente dopo poco, dopo che siete riusciti ad avere un'idea e dopo che avete letto la dimostrazione stessa, riuscirete a essere veramente super rapidi nel comprendere i passaggi mentali, nel ripeterli e nel ricostruire la dimostrazione da zero senza pochissimi hint. Secondo me questo è veramente un consiglio tra i più utili che ritengo di aver dato. Ed è una cosa che è molto demanding, ovvero richiede molto sforzo all'inizio, perché è molto più semplice leggere subito la dimostrazione pari pari, impararla magari leggendola 4-5 volte. In 5 minuti la sappiamo sul momento dire, ma non abbiamo compreso ciò che la dimostrazione ci vuole dire, ovvero ciò che mette in collegamento con i concetti che abbiamo studiato in precedenza.
Mentre fare uno sforzo mentale superiore, quindi non leggere subito la dimostrazione, perdere molto più tempo, ma riuscire a far propri i concetti che quella dimostrazione ci vuole insegnare, secondo me è un passo in più. Il secondo step, ora, dopo che siamo riusciti a far nostri i meccanismi delle varie dimostrazioni, è quello di fare esercizi. Non perdete tempo, non impiegate tempo nel ripetere 20 volte una stessa cosa, nel preoccuparvi di sapere a memoria un concetto, una proposizione, un teorema, eccetera, eccetera. Preoccupatevi di aver compreso il meccanismo della dimostrazione, aver compreso come quel teorema si colloca all'interno dei vari risultati visti in precedenza e soprattutto capire come si usa. E per capire come si usa un risultato abbastanza profondo e teorico di matematica, l'unica strada è quella di sfondarsi veramente di esercizi. Battere la testa, stare lì anche delle ore, magari accantonate il libro per quelle ore, ma spendetele per fare esercizi. All'inizio vi sembrerà quasi un vicolo cieco perché non avrete ancora preso familiarità su come i vari teoremi, le varie dimostrazioni si interconnettono fra loro e ci permettono di creare dei ponti, dei trick per risolvere più velocemente gli esercizi. Ma dopo qualche giorno, fidatevi, in cui avrete preferito fare esercizi rispetto a ripetere più e più volte il programma del corso o dell'esame, sarete riusciti, uno, a essere molto più elastici dal punto di vista mentale, a collegare concetti distanti fra loro, e parte due, anche se non sarete formidabili nel ricordarvi a memoria ogni singolo passaggio di ogni singolo teorema all'interno del corso, avrete acquisito, secondo me, un pacchetto di conoscenza molto più importante, ovvero quello della elasticità mentale e dell'analisi critica dei contenuti che avete studiato. Riassumendo quindi, i miei due consigli principali sono: per prima cosa fare tantissimi esercizi fin quando non avrete chiaro il meccanismo e l'avrete fatto vostro. Come seconda cosa, cercate di sforzare il cervello più possibile all'inizio, cercare di completare voi i risultati che il prof o la prof ha visto a lezione, magari togliendo anche del tempo allo studio su carta o sugli appunti del corso. Ma cercare sempre di far propri gli schemi mentali che ci vogliono impartire a lezione. Mi raccomando. Finiamo quindi in bellezza, ovvero il metodo per l'esame. Beh, come ho detto nell'introduzione, non c'è un vero e proprio metodo giusto per superare qualsiasi esame di matematica, perché la tipologia di esami che si affrontano sono veramente diverse. L'unica cosa che mi sento di consigliarvi e che riprende un po' il secondo topic, ovvero quello del metodo di studio a casa, è quello di cercare il più possibile di comprendere gli esercizi che si fanno e dimenticare per un minuto, per un istante, quella che è la visione mnemonica della teoria. Chiamiamola così, quindi il saper ripetere a menadito qualsiasi cosa che si è letta e studiata. E il motivo è molto semplice, perché la maggior parte degli esami, siano essi scritti o orali, sono improntati sul fatto che lo studente debba mostrare di aver acquisito elasticità mentale e non soltanto delle conoscenze. Perché al prof, alla fine, o alla prof, non interessa niente che l'alunno X sappia a memoria tutti i teoremi e sappia ripetere a memoria tutte le dimostrazioni viste al corso. Quello che interessa invece è che lo studente X, messo di fronte a un problema tipo, che è affrontabile con i concetti e con i prerequisiti acquisiti durante il corso, sia in grado di risolverlo in breve tempo, in maniera agevole. Insomma, sia in grado di ragionarci sopra in una maniera critica, logica, matematica. Per questo, se da un lato le prove scritte degli esami premiano molto di più quello che è un esercizio meccanico, quindi ci saranno degli esercizi standard in cui si faranno sempre le stesse cose che ci sono viste a lezione, a tutorato, a esercitazione o chi più ne ha più ne metta, molte volte si tende anche ad aggiungere alle prove scritte un esercizio bonus, che è un esercizio assolutamente non meccanico, per la cui risoluzione
occorre un certo tipo di elasticità mentale. E quindi già nello scritto, se uno vuole dimostrare di aver acquisito appieno l'esame, facendo anche l'esercizio bonus, occorre impegnarsi verso quel fronte a cui vi avevo accennato già nei due punti precedenti. Mentre per quanto riguarda la prova orale, che è strutturata principalmente, almeno mi baso sulla mia esperienza, sul chiedere allo studente di risolvere un determinato tipo di esercizio, che in generale può essere abbastanza standard, ma che, come ho accennato, è importantissimo per stabilire se uno studente ha acquisito quel tipo di comprensione dei contenuti che gli permetta di risolvere esercizi di quel tipo. Infatti, molte volte la difficoltà che hanno gli studenti nel superare, nel sorpassare la parte orale di un esame, che in generale secondo me è la parte più difficile, non è tanto quella di ripetere a pappagallo quasi quei due o tre risultati che ad ogni orale standard si richiedono prima di passare alla parte di esercizi. Ma appunto la parte più complicata e la parte che secondo me crea più bocciature in assoluto ad un esame è quella di risolvere sul momento un esercizio. Chiaramente ci sono molte componenti che possono essere componenti emotive anche, che andranno a inficiare sul risultato. Ma facciamo una tara su queste componenti, parliamo al netto della preparazione. Secondo me, con il tipo di metodo di studio che vi ho illustrato nei punti precedenti, si riesce ad arrivare esattamente a quel livello di comprensione del corso all'esame e di superarlo nel migliore dei modi. Quindi, perché no? Proviamoci! Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che abbiate trovato utili i miei consigli. Prendeteli come consigli di un fratello alla fine, di un fratello più grande che ha già fatto il vostro percorso, quello che forse sarà il vostro percorso, ha già visto quali sono grosso modo le difficoltà, quali sono i pro e i contro di studiare in una determinata maniera rispetto ad un'altra, e quello di cui vi ho parlato oggi è frutto di un'analisi personale che prende una media un po' di tutti i metodi che ho visto e che ho cercato di intraprendere anche. E secondo me è la strada migliore, forse l'ottimo, mettiamo per usare un termine analitico, per avere il massimo risultato con la massima comprensione, che è un po' quello che si richiede ad un bravo studente di matematica. Come sempre vi ricordo il link del gruppo Telegram in descrizione, per qualsiasi cosa scrivetelo nei commenti, vi leggerò e vi risponderò il prima possibile. Ho detto tutto. Sono quasi senza voce e ciao a voi!